La Coca-Cola non è solo una bevanda, si sa, è un'icona, una cultura, il prodotto di punta di una delle multinazionali più potenti e spettate della storia. Quello che invece non tutti sanno è che la Coca-Cola nasconde molti segreti lungo i più di 100 anni che ha percorso. Tra le pagine più tristi e nere della storia di questa bevanda c'è anche da annoverare quella che la vede protagonista durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante la guerra i vertici della Coca-Cola intrattenevano rapporti stretti con il regime nazista. Coca-Cola infatti fu una delle principali aziende partner commerciali del partito nazista, ma gli ingredienti per preparare la celebre bibita a base di caffeina latitano. Succede così che Max Keith, il capo del ramo tedesco dell'azienda, decide di creare un'alternativa utilizzando gli scarti della produzione di altre industrie, come quella del formaggio e quello del sidro di mele, a cui aggiungere quanta più frutta riesca a procurarsi dall'Italia. Il risultato è una bibita frizzante a cui viene dato il nome Fanta, dalla parola tedesca Fantasie. Coca-Cola e cocaina hanno un ingrediente in comune, la coca. La formula della celebre bevanda resta rigorosamente segreta, ma la società produttrice ha ammesso di utilizzare come aroma anche l'essenza decocainizzata di foglie di coca. In questo modo si spiegano tra l'altro il nome e l'effetto leggermente eccitante della Coca-Cola. Alla fine dell'Ottocento la cocaina era una sostanza legale usata come analgesico e John Doc Pemberton, che ideò la bevanda come cura per il mal di testa, non esitò ad inserire tra gli ingredienti l'estratto di coca per esaltare il sapore. Solo nel 1903 l'impianto del New Jersey, dove questo estratto viene prodotto, ha deciso di eliminare il principio attivo. Quindi, per i 20 anni precedenti, il consumo di Coca-Cola ha comportato probabilmente effetti discutibili. L'impianto di Placimada rappresenta un caso ormai storico ed emblematico. Era stato progettato nel marzo del 2000 con l'obiettivo di produrre ogni giorno 1.224.000 bottiglie di Coca-Cola e ottenne la licenza per installare una pompa, ma iniziò anche ad estrarre illegalmente milioni di litri di acqua potabile. Secondo la gente del luogo, l'impianto pompava almeno 1,5 milioni di litri al giorno. Il livello della falda iniziò ad abbassarsi vertiginosamente, passando da 150 a 500 metri di profondità. I contadini e gli abitanti dei villaggi denunciavano il fatto che non riuscivano più a mettere da parte l'acqua necessaria perché continuavano a spuntare nuovi pozzi con gravi impatti sul raccolto agricolo. Quando le accuse furono confermate dal fatto che l'azienda non era in grado di fornire un rapporto dettagliato richiesto dalle autorità locali, fu mandata un'ingiunzione a comparire in tribunale e la licenza fu revocata. A quel punto la Coca-Cola provò, senza riuscirci, a corrompere il presidente del panchayat offrendogli 300 milioni di rupie. Ma la Coca-Cola non si limitava a rubare l'acqua della comunità locale, quella che non prendeva la inquinava. L'azienda infatti ha depositato del materiale di scarto nei pressi dell'impianto che, durante la stagione delle piogge, si è disperso nei campi, nei canali e nei pozzi. Dopo che ben 260 pozzi messi a disposizione dalla pubblica autorità come sorgenti di acqua potabile per la popolazione si erano esauriti, la Coca-Cola li ha utilizzati come deposito per le sue acque di scarto di lavorazione. Nel 2003 l'ufficiale medico distrettuale ha informato la popolazione di Placimada del fatto che la loro acqua non era più potabile. Le donne, che già avevano notato che l'acqua della zona non era più sana, dovevano quindi camminare per miglia per raggiungere fonti di acqua potabile. Nel 2001 fu aperto un processo contro Coca-Cola per le sue persecuzioni mediante organi paramilitari nei confronti dei leader del sindacato colombiano Sinaltrainal. L'accusa ipotizzò che Coca-Cola avesse assunto gli uomini dell'United Self-Defense Forces of Colombia per uccidere 9 membri dei sindacati. Il processo fu sciolto nel 2005 perché gli impianti di imbottigliamento colombiani non appartenevano direttamente a Coca-Cola ma ad una sussidiaria, ma le accuse non furono mai smentite.
In Nuova Zelanda, una donna di 30 anni è morta per un'overdose di Coca-Cola. Diventata dipendente della bibita gassata più famosa al mondo, è stata stroncata da un attacco di aritmia cardiaca. Il coroner ha stabilito che a provocare il decesso è stato proprio il consumo eccessivo della bevanda. Ma i legali della Coca-Cola si difendono. Non c'è nessuna prova e gli esperti non sono stati concordi sulla causa di morte più probabile. Natasha Harris, madre di 8 figli, morta nel febbraio 2010, beveva fino a 10 litri di Classic Coke al giorno, più del doppio del limite consentito di caffeina e quasi un chilo di zucchero. Un consumo totale di oltre 24.000 litri in 8 anni. Il coroner David Crerar, in un verdetto destinato ad avere risonanza mondiale, ha stabilito che la donna non sarebbe morta se non fosse stato per la dipendenza dalla bevanda. Nei mesi prima della morte, come racconta il partner della donna, la sua salute era rapidamente peggiorata. Non aveva energie e sentiva nausea tutto il tempo. La mattina si alzava e vomitava. Aveva sviluppato una vera e propria dipendenza. Se non beveva Coca-Cola, era di cattivo umore, soffriva di mal di testa e si sentiva priva di energie.